C'era una volta un astronomo che viveva esclusivamente per studiare il cielo e le sue amate stelle. Tutte le sere, appena faceva buio, usciva per andare ad osservare gli astri e passava ore ed ore col naso all'insù. Una notte, mentre camminava, volgendo lo sguardo solo al cielo, non vide che davanti a lui c'era un pozzo e ci cascò dentro. Fece un bel volo, perché il pozzo era profondo più di 3 metri, e cominciò a gridare per chiedere aiuto. Dopo circa un'ora, un contadino che passava di lì sentì i suoi lamenti. Corse verso il pozzo e chiese: «Cosa ti è successo? Come hai fatto a cadere?» «Stavo passeggiando come ogni sera per studiare le stelle. Non ho visto il pozzo e ci sono caduto dentro. Aiutami ad uscire adesso, per favore», implorò l'astronomo. Il contadino allora andò a casa a prendere una fune e lo aiutò ad uscire. L'astronomo, tutto contento, lo ringraziò, ma il contadino gli disse: «Mio caro, tu studi il cielo e le stelle, ma non vedi quello che c'è sulla terra». Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che chi si vanta di cose incredibili spesso non sa fare quello che fanno gli uomini comuni. Se ti è piaciuto, lascia un grande like ed un commento. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.